L'ospedale di Roccanaspide, in base a quello che è il nuovo piano ospedaliero regionale, chiuderà i battenti, almeno per quanto riguarda eh, la quasi totalità dei reparti. L'unico reparto che sopravviverà è quello di medicina con la disponibilità di 20 posti letto. E, come era prevedibile, chiaramente il, questa situazione ha creato un malumore in tutta quanta la Valle del Calore e degli alborni e anche la uh, ribellione da parte. Parte della comunità che chiaramente non, non ci sta a perdere quello che è il suo ospedale, punto di riferimento sanitario per un vasto comprensorio e proprio per cercare di modificare il piano, quindi riottenere e riappropriarsi di, questa importan di questo importante punto di riferimento sanitario, si è costituito il comitato a difesa del nosocomio che si chiama proprio Salviamo l'ospedale di Roccaraspide e della Valle del Calore. e Borni e qui con noi per parlare della problematica il presidente di questo Neo Comitato Giovanni Francione e con lui vedremo quelle che sono le azioni messe in campo per cercare di eh, evitare la eh, chiusura eh, del, dei reparti, del pronto soccorso dell'ospedale di Roccaraspide. Quindi eh, Giovanni benvenuto Grazie. e eh, aggiornaci Grazie. su quelle che sono le attività che avete messo in campo, in primis quella della raccolta di firme quindi nel Comune di Roccaraspide e in tutti i comuni del circondario. Buongiorno a tutti, io ringrazio l'amica Angela Sabetta eh, per questo invito che ci dà la possibilità di spiegare meglio mh, quali sono le ragioni di, di questo Comitato, in eh, come ci muoveremo di qui a poco rispetto ad un problema che è eh, assolutamente indifferibile, urgente, data l'approvazione del piano ospedaliero già da parte del, del commissario governativo, è andato in pubblicazione il piano il 23 maggio 2016 sul Burk ed è all'attenzione dei due ministri competenti, ministro Salute e ministro Economia, per il visto finale in ordine alla, alla compatibilità. Eh, è di tale piano con eh, i parametri previsti dal, dal decreto ministeriale 70 e 2015. Io mh, vorrei partire da una considerazione di fondo: che quella è quella sostanzialmente della eh, ingiustizia rispetto alla, a, alla posizione, ai numeri e, a, e alla qualità dei servizi sanitari erogati dal, dal nostro presidio ospedaliero in giustizia eh, è perpetrata appunto da, d, d, e dalla programmazione di questo piano in ordine sostanzialmente a due, a due questioni fondamentali. Il primo è quello dell'esclusione del nostro presidio ospedaliero dalla rete dell'emergenza. Il secondo punto, ancora più importante, è quello di una drastica riduzione di posti letto, che di fatto rende questo presidio ospedaliero un punto di primo intervento, con una cancellazione di quelli che sono i servizi collegati al pronto soccorso e di quella che è la realtà effettiva, o meglio le necessità e i bisogni effettivi del, del nostro comprensorio. Noi ci siamo costituiti da poco e come Comitato Civico che è, e raccoglie circa 92 associazioni di tutto il comprensorio Alburni e Calore e Salernitano, tutte le proloco, eh, una buona parte de del personale medico e paramedico di questa struttura ospedaliera e migliaia di cittadini, eh, cito solo un numero, sino, sino ad oggi. In questa raccolta di firme che accompagnerà una nostra petizione popolare che depositeremo entro il 15 giugno presso la sede del, del Consiglio e della, del, eh, della Regione Campania abbiamo raggiunto il numero di 15.000 firme circa raccolte. Diciamo che questa è solo una prima iniziativa. Naturalmente abbiamo in calendario tutta un'altra un serie di iniziative assolutamente importanti eh, importanti in tal senso per mantenere alta l'attenzione la rispetto a questa situazione che è una situazione assolutamente drammatica. Cito solo un dato. Eh, il nostro presidio ospedaliero negli ultimi quattro anni sono dati a GENAS, eh, Agenzia Nazionale Servizi Sanitari che studia praticamente i, i servizi sanitari a livello nazionale. Siamo il secondo presidio ospedaliero eh, a livello nazionale, il primo, addirittura in Campania per volume di prestazioni effettuate. Ciò significa che il nostro presidio ospedaliero nel rapporto costi ricavi non grava assolutamente per un solo euro sul nostro bilancio regionale. E da qui, naturalmente la nostra, diciamo, eh, la nostra protesta rispetto a quella che è una situazione. Assolutamente ingiusta perché non siamo riusciti ancora a capire qual è la logica che ha spinto il commissario e il governativo a eh, in questo nuovo piano a eh, voglio dire eh, ridimensionare eh, in modo così drastico quello che era un servizio fondamentale presente nella, nella nostra realtà. E un altro dato volevo aggiungere che è quello della. Assenza assoluta di altri servizi sanitari presenti nel nostro comprensorio, parlo del, del privato convenzionato, che rende ancora più ingiusta tale, tale scelta da parte del, del commissario di governo e di fatto non farà altro che penalizzare, eh, è sotto il profilo dell'assistenza primaria, un comprensorio di 30.000 abitanti circa, con una popolazione anziana del, di circa. 20.000 eh, ai cittadini e questo noi lo, lo riteniamo assolutamente ingiusto e da eh, è sottolineare con tutti i mezzi possibili. Giovanni, questo è un ospedale che possiamo dire è nato sotto una cattiva stella, perché in realtà è stato attivato a Roccanaspide dopo circa 30 anni, ha dovuto sempre combattere, quindi, io mi ricordo che anche tempo fa c'era stato un altro comitato cittadino: ha dovuto sempre combattere, nonostante abbia prodotto dei risultati ottimi, quindi anche come, come tu hai appena illustrato, però. Per la, ha dovuto lottare per la sua sopravvivenza. Secondo te perché si è creata questa situazione? È una domanda giustissima Angela e credo che sia è giusto fare una, una brevissima premessa. La storia di questo ospedale, come tu perfettamente hai già evidenziato, è una storia che è, purtroppo è accompagnata da una cattivissima sorte. Immaginate soltanto che è nato dopo circa 35 anni dalla posa della, della prima pietra, era una struttura all'epoca all'avanguardia e alla sua inaugurazione nell'aprile dell'anno 2000 è stato il primo presidio e comprensoriale ad, avere, e a, ad essere attivato con una circolare di un assessore eh, regionale che all'epoca era l'onorevole Ettore Liguri, proprio perché vi era la, la necessità di sganciarlo da una programmazione e complessiva, in quanto noi siamo zona montana e eh, disagiata. I perché di questo, eh, di questo problema, secondo me, sono, sono di, di due ordini e, e di, di motivi fondamentali. Il primo purtroppo è un motivo di carattere politico. Noi abbiamo avuto sempre un problema legato ad una scarsa, e capacità di essere rappresentati negli organi decisionali a livello eh, dell'ente regione ma anche a livello eh, nazionale e ciò naturalmente ha determinato una forte penalizzazione rispetto a delle, a delle pur legittime esigenze eh, di tutela e di, e, di, e, di, e di soddisfazione di diritti essenziali. L'altra questione fondamentale è che purtroppo nel corso degli anni c'è stata una... Assoluta mancanza di attenzione verso le zone interne del, della, della nostra realtà, con una programmazione sanitaria a singhiozzo. Io voglio solo, solo ricordare che la scelta finale del nuovo piano ospedaliero è il frutto già di una serie di decisioni storiche che si sono è succedute nel corso degli anni e partendo dalla vecchia legge regionale 2 dell'anno. Eh, 32 dell'anno 94 che già individuava il nostro presidio eh, con eh, dimensioni e caratteristiche ridotte rispetto ai vecchi pronto soccorso poi e eh, dopo qualche anno arriva la, la legge regionale eh, 16 dell'anno 2008 che da un lato sopprime le due asle e, e dall'altro ancora una volta indica il nostro presidio come un presidio zonale quindi con eh, ridotte capacità di Chiedo gara servizi fino al decreto 49, che è poi l'anticamera di questo discorso, perché voglio sottolineare che tra il vecchio decreto 49, anno e 2010, a firma Caldoro, e il nuovo piano ospedaliero, sostanzialmente vi è una sorta di, di continuità reale rispetto a quella che è la sorte del, del nostro presidio ospedaliero e ciò naturalmente come, come stavo dicendo è il frutto purtroppo di scelte che non hanno tenuto in debito conto le esigenze di una realtà interna che è una realtà molto particolare e che lo stesso decreto ministeriale individua come realtà con particolari esigenze che in deroga deve avere gli stessi servizi anche se con uh, una popolazione ridotta rispetto a quella eh, diciamo tipica del, del decreto E70 e che però per la sua collocazione interna deve avere gli stessi servizi di un pronto soccorso che, che nel nuovo decreto è previsto in quelle zone con un bacino d'utenza di 80.000 abitanti. Nel nostro comprensorio e basterebbero i 30.000 abitanti che sono attualmente. Eh, Esistenti, e questo comporta che noi avremo diritto al, al pronto soccorso attivo così come era organizzato. E Giovanni, quindi diamo qualche indicazione ai nostri telespettatori per aderire quindi a, a questa petizione popolare affinché si possano raggiungere migliaia e migliaia eh, di firme, quindi per far sentire più forte la voce. Allora, eh, volevo diciamo, dare qualche comunicazione di servizio e indicazione rispetto a questa attività e ad altro. Eh, All'interno dello stesso presidio ospedaliero, presso le sedi del eh, 21 Proloco che hanno aderito al nostro comitato presso le, alcuni punti commerciali che poi provvederemo ad indicare nel corso dell'attività, abbiamo eh, e consegnato i modelli per la, per la raccolta di tali firme a sostegno di quella petizione popolare di cui parlavo prima e accanto a questo eh, naturalmente abbiamo pensato anche di organizzare sotto il profilo proprio... Eh, materiale una serie di punti di ascolto in ordine alle adesioni che man mano arriveranno presso i singoli comuni. Di modo che eh, voglio dire chiunque, perché abbiamo scelto una trasversalità e un'organizzazione eh, di tipo orizzontale è di questo comitato dove tutti faranno tutto e insieme, ovviamente, e ogni singolo comune dovrà avere dei, dei 21 appartenenti. Al nostro comprensorio dovrà avere non solo un proprio rappresentante, ma dovrà eh, garantire una sorta di raccordo con un'antenna che ascolterà poi quelle che saranno le, 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 le decisioni che andremo a prendere in prosieguo. E accanto a questa iniziativa, abbiamo pensato anche ovviamente di e creare una sorta di eh, ufficio stampa nostro per garantire questo e eh, continuo rapporto con gli organi di informazione, ma soprattutto una sorta di, eh, di calendario di iniziative. Volevo ricordare che lunedì scorso siamo stati una nostra delegazione in Consiglio regionale dove era in discussione la legge di, di riforma eh, della nomina dei manager delle, delle ASLE, dove abbiamo avuto modo di poter intercettare un po' di, di, di nostri eh, rappresentanti per tentare di anticipargli quali eh, erano le nostre eh, dire, iniziative, eh, ma soprattutto questa proposta che andremo a depositare a breve. E quindi io faccio appello eh, in chiusura a tutti i cittadini del comprensorio della, della Valle eh, di eh, impegnarsi e di interessarsi ovviamente al problema perché questo lo voglio ricordare. È un momento che deve garantire l'inizio di una battaglia, e di civiltà di, addirittura di, di, di salvezza delle nostre stesse condizioni e materiali perché l'ospedale civile è di rocca della valle e del calore, è un presidio assolutamente importante per evitare non solo da un lato una eh, diminuzione di quelle che sono le nostre esigenze e, e le nostre richieste di assistenza, ma anche quello che è un diritto alla salute che è costituzionalmente garantito. Ringrazio naturalmente e l'amica Angela e ringrazio Voce di Strada per averci ospitato questa mattina e speriamo che questa battaglia abbia l'esito che tutti speriamo. Grazie. Eh, noi Giovanni, chiaramente ci uniamo come eh, redazione, quindi la redazione di Voce di Strada si unisce all'appello fatto dal collega Giovanni. Quindi mi raccomando, eh, partecipate a questa causa, quindi aderite alla petizione popolare e fate sentire la vostra voce per conservare, come diceva Giovanni, un presidio importantissimo per la, la salute di tutti i cittadini del comprensorio. Io vi saluto. E e vi do appuntamento alla prossima puntata di Prisma.